La Sella ci accorcia le distanze in questo ottavo game 5-3, non è riuscita a chiudere. Ecco ancora le immagini. Signori, il gioco continua. Ecco, c'è un tentativo, c'è due atteggiamenti di differenti, Adriano. Tu stavi curando naturalmente il monitor, io il campo. Sì. C'è la richiesta costante della Selesce di voler interrompere il gioco perché sta piovendo, mentre la Sabatini è concentratissima, non vuole lasciare naturalmente il campo. È sempre così, quando uno sta vincendo non vorrebbe smettere. Certo. Chi invece sta perdendo spera che una interruzione può favorirla. Certo. Poi in effetti adesso sta piovendo molto forte. Per favore. Avete rivisto il bel recupero della Selesce, l'errore della Sabatini, aveva il campo completamente a disposizione. Largo. 15 pari. Mi sembra che il tennis sia l'unico sport all'aperto che si interrompe con la pioggia. Non ci ho mai pensato, tu sei un esperto di outdoor, tanti sport, canottaggio con la pioggia si va più forte per finire prima. Per il calcio al limite della praticabilità naturalmente. Adesso sta piovendo molto forte, eh? No, non si può più giocare. Non si può più giocare. Non so che cosa aspetta Massetti a dare lo stop, sospendere l'incontro. La Selesce addirittura si è portata al cambio di campo. C'è la supervisor, non so come si chiama, Grafa, che ha detto no, aspettate ancora, aspettate. Qui però viene giù praticamente. Sì, qui viene giù tutto. Come dicono gli americani, cats and dogs, cani e gatti. Praticamente è successo in un secondo, viene giù il nubifragio. Guardate che cosa sta avvenendo. A Wimbledon avrebbero già disteso i teloni. Ed eccovi di nuovo collegati con il campo centrale del Foro Italico in Roma. Le giocatrici sono ritornate in campo, stanno effettuando palleggio di riscaldamento. La partita è stata sospesa per pioggia con la Sabatini in vantaggio 5-3 nella prima partita, un break di vantaggio nei confronti di Monica Selesce. Nella prima parte si è vista una Sabatini molto nervosa, poi l'Argentina è riuscita un po' a scrollarsi di dosso una certa emotività, ha avuto la meglio soprattutto grazie ad una tattica molto indovinata nei confronti di una Monica Selesce che non riesce ad espletare i suoi colpi da fondo campo, grazie soprattutto a dei colpi in diagonale sia di dritto che di rovescio in top spin con i quali mette fuori causa la numero uno del mondo per poi piazzare dei colpi vincenti. Con questa tattica la Sabatini in pratica sta riuscendo ad avere la meglio. Ripeto, il punteggio è di 5-3 nei confronti dell'Argentina che ha il servizio a disposizione ma è sotto di 15-30. È questa la finale più attesa naturalmente di questo torneo, che è stato davvero un po' rovinato dalla pioggia in questi ultimi giorni. Ieri le semifinali hanno avuto ritardo di circa 2 ore. E questa finale, dotata di 130 milioni di lire per la vincitrice, ha subito un ritardo di circa 50 minuti proprio a causa della pioggia, un violento nubifragio che si è abbattuto qui sulla zona del Foro Italico. Ecco, vedete i genitori della Selesce, hanno ripreso la posizione in tribuna, il tempo sembra essere migliorato, almeno non piove più.
e il giudice di sedia Massetti ha chiamato il tempo e quindi la ripresa del gioco. Ripeto, 5-3 Sabatini, 15-30. Intanto da Amburgo la notizia di Novacek che ha vinto il torneo battendo in 5-7 Gustafsson. Anche Fafà Sabatini ha ripreso posto in tribuna. Tutto quindi è pronto per la ripresa di questa finale, che davvero ha fatto vedere delle cose egregie da parte di entrambe le giocatrici. Una finale spettacolare, purtroppo, ripeto, rovinata dalla pioggia. 30-15 al servizio Seles. Campo allentato molto e con la Jugoslava, a mio modo di vedere, un po' penalizzata per la lentezza del campo. Vedete che la palla è frenata. 30 pari, a due punti dal set. Queste palle tagliate di rovescio, naturalmente con un tipo di effetto particolare, non rimbalzano sul terreno appesantito dalla pioggia e la Seles deve servire la settima palla break di questi incontri in favore di Gabriella Sabatini. Poi mette fuori e quindi Gabriela si aggiudica la prima partita col punteggio di 6-3. Era nell'aria questo primo set in favore dell'Argentina, in virtù, ripeto, di una tattica vincente e di una maggiore pesantezza di colpi da fondo campo, soprattutto da parte di Gabriela, che ha indovinato i suoi colpi molto arrotati e molto in diagonale. E mi sembra, mi rivolgo a Panatta, che tutto sommato Gabriela Sabatini merita questo primo set ampiamente per la tattica e per condotta di gioco. Sicuramente, da quello abbiamo visto sia in precedenza sia adesso, mi sembra che stia dominando. La Seles sicuramente non è all'altezza della situazione, ma soprattutto non è così incisiva come normalmente lo può essere lei con i suoi colpi e il suo modo di giocare, cioè entrando molto nel campo, perché il campo è molto lento. E Gabriella, giustamente, come dicevi tu prima, sta adottando una tattica non giusta, giustissima, e la fa giocare male. Dunque 6-3 Sabatini. Tre break in favore dell'Argentina ed uno in favore della Jugoslava. Il punteggio è di 6-3. Si parte con l'Argentina alla battuta in questo secondo set. Brutto errore, non si scompone nemmeno più di tanto la Seles per questo tipo di errore. Mette fuori la volée di rovescio, finisce in corridoio. Guardate, ha cercato proprio l'angolo, c'era tutto il campo aperto. No! 30-15
si muove, mi sembra, sul campo con molta difficoltà la Selesh.